Sono da poco passate le 12:30, sono in aeroporto a Malpensa. Il volo era previsto per le ore 15, quindi io con molta tranquillità adesso avrei dovuto già passare il check-in, i controlli, scusate, avrei dovuto con molta serenità ritrovarmi ad aspettare l'imbarco. E invece questa avventura inizia con 2:30 di ritardo. Ale. Indicazioni dal comandante che le 2:30 di ritardo erano dovute a causa del forte vento che in questo momento soffia 100 km all'ora. Io non so che cosa accadrà, però sto andando a ritirare la bici. Quella che avete appena visto è la situazione in questo momento all'aeroporto di Keflavik. Credo che ci siano stati ritardi da parte di tutti i voli, ovviamente, causa del vento pazzesco. Allora, praticamente la questione è molto semplice. Attualmente il vento ha causato non solo il ritardo di cui vi ho parlato pochi istanti fa, quindi non solo ritardo nei voli, ma anche una sospensione dell'aeroporto stesso, cioè tutto l'aeroporto di Keflavik è stato bloccato, quindi anche gli aerei che sono atterrati alle 2 del pomeriggio, alle 10 del mattino, sono rimasti bloccati, chiusi, fermi, con la gente dentro, perché il vento soffiava talmente tanto forte da impedire agli stessi passeggeri di accedere all'aeroporto. Io adesso sono arrivato in camera, vado a mangiare qualcosa e poi devo capire se il giro che avevo programmato andrà bene oppure se devo completamente modificarlo. Delle volte si pensa che le migliori avventure inizino in posti pazzeschi, con un panorama meraviglioso e soprattutto con un tempo meraviglioso. Ebbene no, questo è il parcheggio di una stazione di servizio. Sono da poco passate le 11, mi sto muovendo, inizia il viaggio, vedremo che giro riuscire a fare, perché tutto l'itinerario che avevo previsto ho paura che non vada bene, però ragazzi, che figata! Il vento soffia solo intorno ai 20-30 km all'ora, sto pian pianino allontanandomi da Reykjavik, facendo una serie di piste ciclabili che mi fanno stare molto molto tranquillo, proprio perché appunto in quanto tali sono trafficato, non c'è nessuno. Il vento soffia da sud-est, credo, e vediamo se riuscirà a darmi una spinta per arrivare verso nord, perché ovviamente, come spesso accade in Islanda, quando sono venuto l'altra volta è stato identico, tutti i piani possono tranquillamente disfarsi, bisogna veramente vivere nel qui e ora e alla giornata. Mi sto dirigendo verso Bifrost, 140 km, vediamo un po' che cosa succede. La terza volta che mi fermo nel giro di pochi chilometri, perché è venuto fuori il sole, poi però pioveva, il vento, ho messo il piumino perché adesso paradossalmente, non essendoci più pioggia, fa quasi più freddo, ma ovviamente il resto dell'abbigliamento si era bagnato, quindi cambio veloce, ho fatto 30 chilometri, neanche tantissimi, vedremo che cosa succederà da qui in poi. Thank you.
botta. Previsione sia completamente andata a farsi benedire. C'è da dire però che lo spettacolo è davvero ineguagliabile. La rapidità con cui il cielo davanti a me cambia è eccezionale. In questo momento le montagne che vedete alle mie spalle mi proteggono da un vento che soffia credo intorno ai 30-40 km all'ora e proviene ovviamente da sud-est, come del resto sta accadendo per quasi tutto il giorno. Il vento ha leggermente iniziato a soffiare da est, sono sulla Ring Road, ma non vi nascondo che la cosa che mi colpisce però di più e che mi infastidisce tantissimo è il completo e inaspettato traffico. Mamma mia, avrò contato, guardate qua, vi faccio vedere. Impressionante il numero di auto, mai avrei immaginato un'Islanda così caotica, incredibile, incredibile. Comunque la Ring Road si dimostra ancora una volta una strada molto trafficata e da evitare probabilmente, soprattutto per il pezzo vicino a Reykjavik. Sono arrivato a Borgarnes, credo che si chiami così questo delizioso paese, che però ho saltato a pie pari perché mi sento bene, ho deciso anche di cambiarmi, di togliere tutta l'attrezzatura antipioggia e proverò a fare ancora qualche chilometro, vediamo se riesco ad arrivare a Bifrost, che mi piace tantissimo come nome perché mi ricorda i sofficini, non so perché. Thank you.
cotto. Gli ultimi 13 chilometri, i più lunghi della mia vita, ne ho fatti già 130 e oltretutto credo che mi ribeccherò un po' di vento contro, perché in questo momento sono in discesa, ma nonostante tutto sono veramente rallentato. Che botta! Domani terme! Oh mio Dio, non ci credo, ce l'ho fatta. È stata una giornata pazzesca, pazzesca, pazzesca. Lo so, avete ragione, avete aspettato tanto, ma vi spiego anche perché. Avrei tanto preferito farvi vedere, anzi vedere insieme questo primo episodio proprio seduti, magari in un bar, a bere una birra o un caffè o una bevanda alcolica, quello che preferite, perché lo sapete, chi mi segue su Instagram almeno credo sia al corrente di questa cosa. È un po' di settimane che continuo a dire dobbiamo vederci live, dobbiamo vederci in un locale, perché tutto l'affetto che mi avete dimostrato per questo viaggio in Islanda va ripagato in qualche modo. E invece adesso vi spiego tutto. Benvenuti viaggiatori, sono Frank, come ogni settimana ci ritroviamo qui sul mio canale YouTube per parlare di viaggi in solitaria, in bicicletta, in bici da gravel. Grazie come al solito per esservi iscritti se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto, ma soprattutto per lasciarmi un commento di questo primo, che riguarda insomma questo primo episodio del viaggio in solitaria in Islanda. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedervi in volto, vedere in viso le vostre reazioni, ma la data in cui ci incontreremo e vi offrirò la birra che vi ho promesso arriverà per ora solo in Lombardia, per ora solo a Milano, ma accadrà sicuramente. Quindi tornate a guardarmi spesso su Instagram, vi lascio qui l'account social dove pubblicherò prossimamente il riferimento, ma non voglio perdermi in queste chiacchiere. Fermi tutti, interrompo la visione del filmato per una importante comunicazione. Ci vediamo il 18 maggio alle ore 21, Eroica Caffè, Milano. Scusate, ho ricevuto la conferma durante l'upload su YouTube di questo video, di questo episodio, e quindi sono piombato di nuovo qua in studio per comunicarvelo. Passate parola, ci vediamo. Torniamo a bomba sul primo episodio, su quanto visto insieme, un episodio l'unico così breve. Come al solito su Komoot è lì che troverete le tracce di questa Islanda in solitaria, eccolo qua, tutto il percorso che avrete pian piano a disposizione, perché sbloccherò le tracce insomma tutte le volte che pubblicherò un nuovo episodio, quindi attivate la campanellina perché oramai non c'è più giovedì, non c'è più martedì, gli episodi usciranno in maniera randomica. Primo episodio in cui ho percorso 138 km, 990 metri di dislivello, ma non ci sono atleti ma solo viaggiatori in questo canale. Non si parla di numeri, non si parla di watt, non si parla di prestazioni, anche perché ve lo devo dire molto francamente, in questo caso, e spero che questo video possa essere di ispirazione, questa serie possa essere di ispirazione a molti di voi che hanno intenzione di percorrere, di visitare l'Islanda in bicicletta, ecco, dimenticatevi i riferimenti numerici. Qualunque piano voi facciate a casa, credo l'abbiate visto proprio all'inizio del video, verrà completamente stravolto dalla presenza di questo meraviglioso vento. Non ho citato a caso Odino all'inizio perché è il dio dei dii, è il dio dei dei, è il dio dei dii, dei dei. Vabbè, avete capito? Proprio perché non è questione solo di vento, Eolo, ma è questione di tantissimi fattori che vanno a coincidere con il vostro percorso, col vostro essere in strada. Lo sapete se mi seguite da un po', io poi sono innamorato delle temperature fredde, sono innamorato delle temperature basse, quindi per me è stato un piacere pedalare ad aprile, perché poi di questo si tratta, però mi rendo conto che per molti di voi questo può essere un grosso ostacolo. Pedalare comunque in Islanda è un'avventura che va al di là di ogni tipo di pronostico possibile, quindi considerate sempre quello. Se state organizzando un viaggio in solitaria o con degli amici in quella zona del mondo, ecco, non fate i fenomeni, non partite con tracce o giornate da 150-160 km, poi a meno che voi non siate davvero degli atleti, ma allora questo non è il canale che fa per voi, io parlo ai comuni mortali come me. Ecco, ricordatevi questo, il vento è un fattore determinante in qualunque giornata.
Tornando però insomma a quella che è stata la prima tappa, la analizziamo, anche se insomma c'è poco da analizzare. Io ero partito con l'idea di percorrere la Ring Road. La Ring Road non è altro che una sorta di tangenziale, chiamiamola così, per chi vive a Roma, Napoli o a Milano, le grosse città, che appunto ricopre il periplo dell'Islanda stessa. Partito da Reykjavik, come potete vedere, mi sono diretto subito verso nord, anche perché la strada è quella, la Ring Road, la numero 1, è questo il numero che ritroverete poi appunto sulla Ring Road, è proprio quello. E quello che vedete qui, questo ponte, in realtà non è ciclabile, perché appunto la mia intenzione era proprio quella, magari di spostarmi immediatamente verso Akranes appunto, ma ho scoperto, non lo ricordavo affatto, c'ero già stato nel 2015, ma in moto in Islanda, che in realtà non è permesso l'accesso alle biciclette. Quindi ho dovuto allargare tutto il percorso, ma per mia fortuna, perché questa necessità di dover allungare il tragitto stesso mi ha in realtà permesso di capire che sulla Ring Road il traffico era molto pesante e di conseguenza anche molto complesso riuscire a rimanere concentrati. Il primo giorno, un po' il vento, un po' la pioggia, un po' i tantissimi chilometri che ho dovuto affrontare, mi hanno fatto capire che non era il caso di rimanere proprio sulla Ring Road. E quindi, in un certo senso, vi sto anche un po' spoilerando quello che accadrà nel secondo episodio. Lo sapete, non mi perdo in tante chiacchiere, in quelle che sono le specifiche tecniche, perché poi gli episodi sono tanti, magari lo farò in maniera più accurata successivamente, ma i commenti sono a vostra disposizione. Vi ho fatto questo piccolo spoilerino, ma perché l'invito è questo: attivate la campanellina, ci vediamo prossimamente, spero live. Grazie per il vostro tempo e ci vediamo presto.